Ma ragazzi, ci siamo dovuti riparare. Insieme a tantissima altra gente. Mentre facevamo una passeggiata è iniziato di nuovo a piovere e non sembra venire piano. Ora vediamo quanto dura. Adesso stiamo pensando che dicessi per... No, di andare a comprare i sacchi del pattume. Per arriva l'acqua. Perché non accenna minimamente a finire. Mamma, che freddo qua, qua. Andiamo là di là. Vieni Margot. Dobbiamo metterci dentro i sacchi del pattume, Dred. Per andare fino al camper ci mettiamo dentro il sacco del pattume. Vuoi farlo? Dai. Allora papà, che per quelli belli neri grandi. Proprio un condominio. Non lo vuoi? No, lo trovo in testa. Ma dai, facciamolo per tutti, no? Non lo vuole. Vieni qua Margot. Vieni a chi Margot? Ma dove devo mettere la mano? No, alla parte. Testa! Ah! No, lasciamo i buchi, aspetta. E come faccio? È così. E dove vado fuori? Ah, dai. Fai il buco. Tutti i trucchi. Devi tenere stretto qua, se no. Aspetta. Vai. Aspettate. Vai. Non devi uscire tutta però, sennò ti bagni le maniche. Vabbè, le maniche, c'ho le maniche. Aia. Ok, ci siamo. Che dado? Estamos listos. Dred, è il tuo turno. Dai Dred, tenemos que ir a casa, dai. Ragazzi, siamo arrivati. Toglimi questo sacco prima che mi bagno tutti i capelli. Ah, se no bravo, fai così. Guarda qua dove ho intrigato i capelli. Mamma mia, no. Che avventura! Che avventura! Quando finisco di mangiare lo mangio questo, ok? Adesso ci mangiamo il pollo, il bradino. Ho salvato una maglietta. Guarda. Bravo. Questo brodo qui non è unto di più. Eh? Il brodo di gallina è unto. È unto il brodo di gallina? Mi piace. Okay. Sì. È salato giusto secondo te? Come fai a mangiare i cracker con il pollo? Vuoi i carboidrati? Però volevi il pollo. Voglio di carboidrati però di. Mi ho scelto te stasera che vi voglio di pollo. Di bollito. Allora, dopo una settimana in cui non c'è la botola lì sopra, ho deciso di metterla su. L'ho finita con calma e adesso la metto su. Il lavoro mi sembra eccellente, oserei dire. Oh, raga, posto è anche più tirata di quella vecchia. Guarda com'è bella tirata. Posto. Abbiamo finito il camper? Sì. Ho finito il camper, no, devo fare un'altra roba. Il water manca. Ci vuole un'altra settimana o due.
Mamma, guarda! Oh, Dred, fai delle crocette che sono perfette ormai. Complimenti. Mamma, voglio che mi misuri. Vuoi che ti misuro? Sì. Non sarai cresciuto da ieri, eh? No, voglio che mi misuri. Allora bisogna che lo facciamo ritaccato l'armadietto dopo, va bene? No, adesso. Beh, facci alzare, siamo ancora a letto noi. Ci metto a alzare. Ehi, ciao. E Marco, ci vuole un'altra strada. Prego, caffè, signori. Oh, caffè espresso. Cotta. Attento, è Drake Scott, eh. Prendi te, papi. Espressito del io. Mario. Grazie, Mario. Oh, io sto giocando da solo. Giochiamo da solo. Fischia, scusate. Espressito. Speciale. Guardate cosa ha fatto Mario per Dread. È una cosa, ragazzi. Eccolo qua, guardate che bello che è. È la foto, ha fatto ieri una foto Dread e oggi l'ha riprodotta, ieri sera ce l'ha portata adesso. Con questa scritta. Incontri persone che ti dimenticano e dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. Speciale. Cioè, speciale. Bene, adesso andiamo verso la casa della Fry Danny, che siamo là a pranzo perché stiamo lavorando a un progetto insieme di cui magari vi parlo subito, magari dopo, non lo so, vediamo come viene la giornata e quindi niente, andiamo a casa loro per un piccolo briefing per progettare un attimino la cosa nel dettaglio, insomma, per partire con questo progetto. Parcheggiati dove vuoi, dopo le tue cerchie. Vero, che bello? Se vuoi star qua fuori dai marroni, stai qua, se no vai là insieme agli altri camper, boh. È quel posto. Vai. Speciale, vedi, andiamo d'accordo io e te, mi piace questa cosa. Perché se andiamo a casa da degli amici noi? Mario ci aspetta qua, noi andiamo a casa da degli amici. Quelli... Devo fare un giro alla Margottina prima? Sì, sì, fanno. Perché lui sta qua? Sì, lui sta qua un attimo. Perché noi dobbiamo andare un attimo dalla Fra e Danny. Niente, alla fine Dread vuole stare qua con Mario. Siamo a pochi metri dal paese, cioè proprio tipo 20 metri. E quindi vi ho permesso di stare qua nella spiaggia insieme a Mario, nella spiaggia nel senso parcheggiati qua, e noi andremo a casa visto che è anche un po' per lavoro, quindi mi sta più che bene, due piccioni con una fava, e appena si stanca insomma lo porta lì dalla casa insomma, e niente, nient'altro, andiamo noi allora, eh? Ciao Dread! No, non si vede. E noi siamo qua, nel paesino davanti. È molto, penso, ventilato sempre però qua.
Ma che guapo qua, ma è bellissimo, permesso. Permesso. Tutti bene, e Dread? Dread da un amico. Permesso. È parcheggiato con il camper poco più avanti, che è un signore che è venuto a trovarci, si chiama Mario. E allora ha voluto stare con Mario, gli ho detto guarda meglio tra virgolette, perché così abbiamo anche da fare le nostre cose, faccio andare avanti te però che è casa tua. Come avete fatto a prendere? Ah, ah boh, ma hai detto Villa Carmelo? Sì, però ho detto permesso. Boh. Permesso. Che corridoio lungo! No, lo conosco pure. Non l'ho mai visto in vita mia un corridoio così lungo. Sì, no, è un handicap di questa casa, cioè c'è questa. No, dai, ci sta invece. Ciao ragazzi, ciao! Che guapo! Buongiorno! Guapissimo! Mi piace? Sì! Questa domanda così! Non c'è, Dread, è il nostro amico. Ah. Ha voluto star là, ha detto dopo non ti stanchi. Ci chiami. Vicino a voi o vicino qua? No, no, è qua giù. Ah. Sai dove c'è l'area camper, sì, là in fondo? Sì. E ora gli abbiamo detto, se vuoi venire anche te, che forse stanotte stiamo qua a Caletà del Cavaio. Mi fa, sì, sì, dai, vengo con voi, che lui qua non sa dove andare, capito? E allora si è messo, cioè nel senso non sa dove andare, a piacere anche, capito, no, stare insieme a noi e tutto. Poi ho detto, guarda, Dread ha iniziato, perché si è affezionato molto lui in questi giorni, ha iniziato a dire, vai, voglio stare con Mario, voglio stare con Mario. Ho detto, guarda che sei sicuro, mi fa, guarda, quando mi stanco, poi dopo mi faccio portare lì. Ho detto, va bene, a posto. Quindi quando si stufa arriverà qua, insomma. Guardate, allora vi faccio vedere un po' la casa dove vivono, che così avete anche un po' un'idea di quelli che sono i costi di Fuerteventura, Lanzarote. Guardate che bel bagnetto con la sua doccia. La Fra mi ha detto, scusami se c'è un po' di casino, però a me piace anche far vedere le cose come sono nella loro veridicità, come si suol dire. Quindi un piccolo bagnetto con una camera da letto, eccola qua, penso che abbiano appena cambiato le lenzuola. Questa è un armadio, bene, e c'è questo salotto appunto. Mentre faccio aperitivo oserei dire che sono più o meno 50 metri quadri secondo me, 50-60 metri quadri, 50-55, tagliamo la testa al toro. E qua pagano al mese 450 euro, però con tutte le utenze comprese, incluse, in un posto veramente super energetico e fantastico, in cui sembra un piccolo borgo, ve l'ho fatto vedere, e dove è possibile appunto fare surf anche, guardate che bello. È super energetico, è un piccolo borgo dove non c'è sostanzialmente niente se non le case ed il mare. Allora, la grandezza è molto simile, e qua mi collego a un argomento di cui vi volevo parlare. La grandezza e anche la predisposizione in sé è molto uguale alla casa di mia mamma, che si trova in Lidl di Estensi, che tra l'altro è in vendita. Quindi aggancio adesso un video che ho girato pochi giorni fa per mia mamma, che mi ha chiesto appunto un aiuto attraverso il canale per vendere appunto la casa, e lo attacco qua. Allora ragazzi, questa sera ho mangiato un sacco perché non mi sono trattenuta ed è il mio tallone d'Achille, vabbè, prima o poi diventerò brava Elisa. Quindi mentre mi faccio un'acqua e bicarbonato per vedere di risolvere un po' la situa, vi volevo dire, vi volevo raccontare, vi volevo autopubblicare. vi volevo annunciare che sto aiutando attraverso questo video mia madre a vendere la sua casa al mare. Mia madre ha una seconda casa appunto, scusate, ha deciso mia mamma in pratica di vendere il suo appartamento e lì degli Estensi, non so chi è della zona,
Chiunque fosse interessato ad un investimento in un posto, ripeto, molto 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 pieno di turisti nel periodo estivo, ed è in un è sul viale principale proprio del Lidi degli Estensi, quindi la zona più ambita, diciamo, da tutti gli investitori, chiunque fosse interessato, insomma, è pregato di contattarci tramite Facebook oppure tramite Instagram, tramite la messaggistica, insomma, privata, in maniera tale che io possa parlarvi in un secondo momento, filtrare le persone realmente interessate, insomma, alla diretta interessata, che è mia madre. Ciao, ecco, allora sembra molto da chef, sembra. L'hai usato qualche volta a lavorare? Però facciamo più caro. Caldo, era agosto? No, era un ricordo, dai. Allora avresti dovuto, anche io sempre vestito chef. La media, la fra. Allora, oggi lo chef, intanto inizio io, ci ha preparato un piatto simile indiano. Vai, Danny, spiegaci. Allora, pollo al latte di cocco con curry, porro, perché non c'è il cipollotto, e carote. Accompagnato da riso basmati, semplicissimo, un cotto in brodo di pollo. Grazie Danny per questa prelibatezza. A voi dell'attenzione. Grazie, nel senso umili, cioè. Sei speciale davvero, sei lui, vi vogliamo bene, lo sapete. Poi niente ragazzi, ci lasceremo tipo a scuola, no? Ed esporremo il perché delle scelte che abbiamo fatto e i luoghi che abbiamo votato, ok? Vai degli evangelisti, spiegaci! Non lo so, E poi, voi, per dire, di ogni delle tre parti che io ho detto, farete una votazione. Quindi della serie, la prima mi sembra buona, no, le altre due te le boccerei proprio, ci sei? Quindi io ho, per dire, un voto di tutti e tre. Oppure ho 3 voti su 3, per dire. Poi salterà il prossimo, che tocca a te. No, non c'è mai stato che... Comunque, arriverai te, capito, parlerai dei tuoi posti, delle tue cose. Esatto. E io direi, no, no, assolutamente no, lui non convinci neanche lui, non convinci neanche lui. Cioè, onestamente, anche se è un comune denominatore, nessuno pensa che la tua idea sia valida. Vai, vai, perfetto. E così facciamo, a seconda di... Magari si farà alla fine, capito? Io, sì, la tua idea già mi piaceva, quindi la tua impostazione, però cambierei questo posto perché secondo me è più vincente. C'è da una votazione anche di quella modifica, perché tutto deve essere deciso su 4 quando si tratta di posti. Siete d'accordo tutti? Eh? Perfetto. Okay. C'è una cosa però. Come fai a... Non sto maneggiando, cioè nel senso, come fai a dire tipo sono uno che vuole fare una vacanza in 3 giorni? Ho 3 giorni, punto. Ok, però devi farlo in tutte le varie cose dopo? 3 giorni? No, 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 sono sezioni a parte, parliamo solo dei posti. Quando parliamo di cosa visitare a Lanzarote, se ho 3 giorni, tu cosa diresti? Tua mamma dice ho 3 giorni, dove la porti quei 3 giorni? Ha solo 3 giorni? Sì, okay, perché io conosco mia mamma. Cioè, tu mi dici dove porteresti lui 3 giorni? Beh, stai parlando di una persona. Stai parlando di una persona che vuole visitarla. Tu che cosa diresti? Lascia stare cosa conosci di tua. Per target devi andare per Lanzarote. Ti faccio un esempio: abbiamo. Abbiamo Ultimate Faia, cioè tutti quelli che vanno a vedere, no? Ultimate Faia, abbiamo Playa Blanca, abbiamo Costa Teguise, abbiamo Arrecife, abbiamo. Cioè, tu andresti a portarla in una capitale perché secondo te una persona che viene a Lanzarote non può non vedere la capitale? Cioè, io ad esempio non voterei mai la capitale, cioè, non so voi. Cioè, per ma a qualcuno può anche piacere la città, però il mio punto di vista, io in 3 giorni non farei vedere quello. Cosa, te, cosa fai per farlo innamorare? Non so se è meglio partire dal mese anziché dal 3. No, dai, no, non puoi fare questo, no. Cioè, anzi, forse è meglio, meglio eliminare i 3 giorni perché minimo una settimana. Sulla struttura, sul farlo. Sì, sì, no, secondo me ho capito sul farlo, però secondo me tipo 3 giorni nessuno prende una vacanza di 3 giorni. Chi è che viene 3 giorni a Lanzarote? Non no. Puoi scrivere 3 giorni. È una domanda. È 3 giorni, ecco, possibile. Valutiamo anche i tempi.
Pippo, secondo me il minimo che una persona si fa è una settimana. Allora facciamo 7-14 mesi per sempre. Vedi? Così abbiamo risolto il problema. Poi, 3 giorni. Vedi? Tutto si risolve sempre da solo. Vuole venire a prendere 2 ore? No, non hai capito. No, no, vedi che ti stai sbagliando. Quelle sono le attività, sono paragrafi a parte. Parliamo di visitare città. Te la faccio più facile. Che città faresti vedere? Te la chiamo città per dire luoghi, hai capito? Lo porteresti a vedere il Timan Faya per dire? No, vabbè, 3 giorni per me sono pochi. Okay. No, è proprio la fattibilità di una vacanza. Effettivamente una vacanza di 3 giorni non ce la fa nessuno. In una settimana? Una settimana? Dai. Dove le porti? Settimane, 7 giorni. No, adesso non possiamo parlarne, no. È la roba privata, ognuno nel suo tempo libero. Quando tu te la senti, scrivi. Quando tu te la senti, scrivi. Quando tu te la senti, E quando ci troviamo, parliamo ognuno. Chi è che lo legge dopo il mio? Ma tu lo leggi. Allora, uscendo dalla casa, c'è uno spazio, diciamo, comune. Penso che siano in 2 famiglie qua. Quindi andiamo a vedere com'è lo spazio esterno. Mio Dio, che guapo qua. Comunque, cioè, wow ragazze. C'è lassù? Guarda Mario! Sì, sei il camper di Mario, c'è una parcheggiata di fianco. Sono i Regas! Chi sono i Regas? La Miki e la Cami, quelli di fianco al nonno. Pensa a te. C'è la moto dietro. C'è il passo di pizza. Lei fa la passo di pizza. E... ho tutte se esce la cagnetta non so com'è. No, più che altro occhio, mettila su che sporca dappertutto. Grazie. C'è il fango. No, Margo, su. Esatto. Ragazzi, allora ci aggiorniamo, ci vediamo prima per una pizza. Esattamente. Ciao, grazie, ciao ragazzi. Grazie mille del pranzone. Ma grazie a voi. Davvero, di cuore. Ciao ragazzi. Ciao. Che mi camore qua giù. Ti ho visto che metti i bei video anche te, di quale ma non so che te la le abbiano loro, mi ha detto il nome, poi non mi ricordo più. Coltivano. Ah, sono venuti a salutare allora. Sì, no, sì, stava togliendo. Non lo conosco. Stava togliendo la ricognizione del. Ah, sì, è vero che scarico. Dovevano fare il. Dovevano fare quel lavoro, ti ricordi che l'aveva comprato? L'aveva comprato per 5 euro, stava dicendo. Ah, ma li hai messi sotto? Sì, con la... Hai visto? Che figata! Con la cera qua. Quanto c'è anche? Sì, diciamo che mancherebbe ancora 2 millimetri. Per alcune monete sì. 2 millimetri mancherebbe, però ci vuole proprio mettere il bordino di rinforzo. Malissimo, una bella pacca. Così.